Buonasera, benvenuti e grazie per aver accettato l'invito di Libertà e Giustizia di trovarci a discutere sulla legge elettorale, che è evidentemente il centro dell'agenda politica, ma anche dell'interesse più largo di molti dei cittadini che il 4 dicembre hanno voluto dire fortemente che non sono disposti a cedere la propria sovranità. È per questo che siamo qua e sull'onda della vittoria del no e sull'onda del desiderio di non tornare nelle nostre case, se possiamo usare questa metafora, ma di continuare a fare politica direttamente. Siamo molto grati ai nostri interlocutori che ci aiuteranno ad orientarci nel labirinto tecnico che nasconde delle diverse prospettive politiche rappresentato dalle scelte che in questo momento sono di fronte, almeno lo speriamo, al Parlamento della Repubblica. Non c'è forse modo migliore che iniziare questa serata leggendo qualche frase dell'articolo che il Presidente onorario di Libertà e Giustizia, Gustavo Zagrebelsky, ha pubblicato oggi su Repubblica, e personalmente per questo motivo sono contento che la voce di Zagrebelsky sia tornata su questo giornale da cui mancava da troppo tempo, non per sua colpa. Indipendentemente da astratte desiderabilità, scrive Zagrebelsky, c'è un solo modo per non incorrere nell'accusa di una legge dell'ultima ora a vantaggio degli uni e a danno degli altri, con possibili conseguenze di fronte alla Corte di Strasburgo. Una legge proporzionale, con sbarramenti al basso ma senza premi all'alto. Del resto, il proporzionale è l'unico sistema imparziale in un contesto politico non bipolare come l'attuale. Nell'incertezza su chi potrebbe prevalere schiacciando i soccombenti, sia il PD, sia il Movimento 5 Stelle o la coalizione di destra, è alla fine nell'interesse di tutti. Finirà presumibilmente così, è difficile ammetterlo e dirlo, perché sembra di voler tornare indietro nel tempo, ma occorre pur riconoscere che il progetto di portare in Italia il bipartitismo o il bipolarismo è fallito. Qualunque premio, che sarebbe più corretto chiamare di minoranza, il premio di maggioranza è quello del 53, che avrebbe operato a favore di chi avesse ottenuto la maggioranza dei voti, è un rischio per tutti, e in un sistema trio multipolare, sebbene sia stato salvato dalla Corte Costituzionale, altererebbe la rappresentanza in modo incompatibile con la democrazia rappresentativa. È uno dei passaggi fondamentali di questo articolo, nelle cui tesi di fondo Libertà e Giustizia si riconosce, e con essa una gran parte del popolo del no, chiamiamolo così. Leggere la Repubblica di oggi però è molto interessante e istruttivo, anche perché poche pagine prima c'è uno di quelli che si chiamano i bastoni politici che danno conto del dibattito quotidiano, in cui colui che, a cui sarebbe affidata la cultura italiana, permettetemi di non fare commenti su questo punto perché sennò la serata prenderebbe un altro verso, Dario Franceschini, dice esattamente il contrario di quello che dice Zagrebelsky. C'è un nuovo bipolarismo. Il bipolarismo non sarebbe affatto stato sepolto, ma anzi sarebbe appena nato. Questo bipolarismo, dice Franceschini, non è più quello tra destra e sinistra. Pensavamo, cito il ministro, che questa spaccatura fra destra e sinistra fosse immutabile. Non è così. È stata travolta da un vento populista che cavalca le paure comprensibilissime portate dalla globalizzazione. Che cosa vuol dire Franceschini? Che invece di dividerci fra destra e sinistra, gli italiani si dovranno dividere fra responsabili e populisti. I responsabili, dal suo punto di vista, sarebbero coloro che difendono l'Europa, non un'idea di Europa, non un'Europa possibile, un'Europa da cambiare, ma questo stato dei fatti in Europa. Quindi coloro che difendono il Trattato di Lisbona, il Trattato di Maastricht con le loro scalette di priorità, e non coloro che per esempio pensano che l'Europa sia necessaria ma che si debba anche come dire, reincarnare in un'Europa dei diritti, dei popoli, del lavoro per esempio. Tutti coloro che non accettano lo stato presente delle cose sarebbero gli irresponsabili populisti. Io immagino che sarà questo uno dei mantra della campagna elettorale. Immagino che se Zagrebelsky dice che i cittadini hanno diritto di scegliere attraverso una legge elettorale che non espropri le loro opinioni e che rispecchi la complessità delle opinioni del paese, dall'altra parte invece c'è l'idea del ricatto, un ricatto che rende necessario probabilmente precostituire meccanismi
che segnino un sconfitto e un vincitore, come si dice nella più demenziale delle retoriche, la sera stessa del voto, una delle formule più fuori, credo di non essere smentito, più fuori non solo del buon senso politico, ma anche dell'esperienza diffusa, se si accettano sistemi marcatamente presidenzialisti, che però hanno una serie di garanzie che noi non abbiamo. Però è stato uno dei mantra della campagna referendaria. Accanto alle, alle considerazioni zagrebesche si potrebbe forse aggiungere che non solo la legge elettorale crea gli elettori, ma la legge elettorale immaginata, desiderata o presente crea in forma il dibattito politico, dà il tono, vorrei dire, culturale e più profondamente il tono morale. Pochi minuti dopo la sentenza della Corte Costituzionale, prima Grillo e poi Renzi hanno detto di mirare al 40%, è subito resuscitato uno spirito plebiscitario, si è subito vista qual era la lepre dietro alla quale ci si sarebbe messi a correre, e questo, diciamo, miraggio plebiscitario veniva tradotto immediatamente in un ricatto come quello del populismo contro responsabilità. Ha detto Renzi, arrivi o me o il caos, e immagino che anche questo sarà una linea. Libertà e Giustizia crede che non si debba fare politica sottostando ai ricatti, ma usando invece la ragione e provando a costruire il bene comune da posizioni che non mettano l'una contro l'altro la responsabilità e il desiderio di un profondo cambiamento. Per questo molti di noi hanno firmato una petizione che verrà presentata ufficialmente dopodomani, questa è un'anticipazione, non so se è lecita, ma insomma non si tratta di un segreto di Stato, una petizione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati che è stata scritta dai comitati del No e dal Comitato contro l'Italicum e verrà firmata da tutti i membri dei consigli direttivi di questi due comitati. Vi leggo il cuore di questo appello che si potrà firmare su change.org e che speriamo avrà una grande risonanza. Chiediamo che la riforma delle leggi, della legge elettorale in discussione del Parlamento sia informata ai seguenti principi. Il sistema elettorale deve ripristinare la rappresentanza, garantire l'eguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto di voto, restituire ai rappresentati il diritto di scegliere i propri rappresentanti, ricondurre i partiti alla loro funzione costituzionale di canali di collegamento fra la società e le istituzioni, piuttosto che di strutture di potere autoreferenziali. Questi risultati possono essere ottenuti con modelli diversi a condizione che venga garantita l'elezione proporzionale sulla base dei voti di lista. Per questo chiediamo fermamente, 1. Che si rinunci ad ogni forma di premio maggioritario, 2. Che si rinunci ai capilista bloccati, 3. Che si rinunci alle candidature multiple. L'appello è molto più lungo, ma questo credo che sia il nucleo. Una consonanza di intenti da parte di comitati molto vasti, abbiamo deciso saggiamente di non trasformarci in un partito, neanche in una lista elettorale, però abbiamo anche deciso di continuare a fare politica, a farla come cittadini, che chiedono delle cose chiare. In questo caso chiediamo che non vengano fatte tre cose, mi sembra molto chiare e molto comprensibili, e crediamo e speriamo che su questo, anche su questo, si apra un dibattito che trovi spazio nei mezzi di comunicazione, non il ricatto fra responsabilità che vorrebbe dire conservazione dello stato delle cose, il famoso TINA, there is no alternative, non c'è alternativa, e il populismo. Siamo convinti che ciò che è successo negli Stati Uniti, l'elezione di Donald Trump, sia una conseguenza diretta del martellante slogan per cui non ci sarebbe alternativa. Alla fine affermare continuamente che non c'è alternativa provoca la peggiore delle alternative, e questo è un rischio reale contro il quale crediamo che si debba invece costruire un'alternativa responsabile. L'unica responsabilità vera in questo momento è cambiare profondamente lo stato delle cose. Grazie a voi.